Oggi vi porto nelle profondità dei Monti Urali, in un luogo remoto e selvaggio dove la neve copre ogni cosa e il vento sussurra storie che fanno rabbrividire anche i più coraggiosi. È qui che nel 1959 si è consumato uno dei misteri più sconcertanti della storia moderna. 9 giovani escursionisti sovietici si avventurarono in queste montagne, guidati dall'esperienza e dalla passione per l'avventura. Ma quello che doveva essere un viaggio di esplorazione si trasformò in una tragedia inspiegabile, le cui ombre ancora oggi ci tormentano. Benvenuti a Murder Ballads, il podcast dove anche il buio ha una voce e le note nere incontrano le storie più cupe della cronaca. Io sono Chris Mariotti e insieme alla mia noir rock band Edgar Allan Poets vi porterò nelle pieghe oscure dell'animo umano, là dove il crimine si mescola alla tragedia e la realtà supera ogni immaginazione. Ogni episodio è una discesa negli abissi della mente, una ballata di sangue e mistero, un viaggio sonoro tra verità inquietanti e segreti inconfessabili. Perché dietro ogni melodia si nasconde una storia, e dietro ogni storia un crimine. I 9 protagonisti di questa storia erano studenti e laureati del Politecnico degli Urali. Un gruppo ben preparato ed esperto di trekking in condizioni estreme. Erano guidati da Igor Diatlov, un ingegnere di 23 anni con un grande amore per la natura e per le sfide. Gli altri membri del gruppo includevano studenti d'età compresa tra 20 e 24 anni, tutti fisicamente allenati e mentalmente preparati per affrontare un'avventura del genere. La loro destinazione era la cima del monte Otorten, una montagna remota e gelida situata a nord degli Urali. Ma nessuno di loro raggiunse mai quella vetta. Il 27 gennaio 1959 il gruppo partì per la loro spedizione. Solo uno di loro, Yuri Yudin, fu costretto a tornare indietro a causa di problemi di salute. Nessuno poteva immaginare che sarebbe stato l'ultimo a vederli vivi. Quando il gruppo non fece ritorno come previsto, l'allarme fu dato dai familiari degli escursionisti, preoccupati per la mancanza di comunicazione. Il 20 febbraio 1959 fu organizzata una missione di soccorso. Le squadre di ricerca, composte da volontari e militari, si misero alla ricerca del gruppo, percorrendo le montagne nevate, ma nulla poteva prepararli a ciò che avrebbero trovato. Il 26 febbraio la loro tenda fu scoperta su un pendio noto come Kolat Sikl, che nella lingua indigena dei Mansi significa montagna della morte. La tenda era stata stranamente tagliata all'interno e all'interno furono trovati gli effetti personali e le provviste degli escursionisti. Tuttavia i membri del gruppo non c'erano. I soccorsi notarono subito qualcosa di inquietante. Le impronte nella neve indicavano che gli escursionisti avevano lasciato la tenda di fretta e furia, camminando a piedi nudi o con calzature minime, nonostante le temperature fossero abbondantemente sotto lo zero. Ma perché avrebbero fatto una cosa simile? Cosa li aveva costretti a fuggire così velocemente in condizioni così disperate? Non ci volle molto perché i primi corpi venissero trovati. A circa 1,5 chilometri di distanza dalla tenda, vicino al bordo di una foresta, furono scoperti i cadaveri di 2 escursionisti, vestiti solo in biancheria intima. Le loro mani erano bruciate come se avessero cercato di accendere un fuoco per sopravvivere alla morsa gelida della notte. Poco più avanti furono trovati i corpi di Igor Diatlov e altri 2 membri del gruppo, anch'essi deceduti in strane posizioni, come se stessero cercando di tornare alla tenda. Le cose si fecero ancora più strane quando 2 mesi dopo furono trovati gli ultimi 4 corpi in una gola non lontana dal sito.
I loro corpi presentavano ferite inspiegabili. Uno aveva gravi lesioni craniche, mentre altri due avevano costole fratturate. Ma la cosa più sconvolgente era che non c'erano segni esterni di trauma. Le ferite erano simili a quelle che si verificano in un incidente stradale ad alta velocità. Come potevano essersi procurati tali lesioni in questo contesto? Ma il mistero non finisce qui. Uno degli escursionisti aveva la lingua e gli occhi mancanti, aggiungendo un ulteriore strato di orrore alla scena. Inoltre, i vestiti di alcuni membri del gruppo mostravano segni di esposizione a radiazioni. Le autopsie conclusero che 6 degli escursionisti erano morti di ipotermia, mentre gli altri 3 erano deceduti a causa di forze esterne sconosciute. Ma le autorità sovietiche non furono in grado di fornire una spiegazione convincente. La mancanza di prove concrete, unita alle strane circostanze, spinse l'inchiesta ufficiale a chiudersi con una dichiarazione criptica. La morte è stata causata da una forza naturale irresistibile. Ma che cosa significava davvero questa frase? Cos'era questa forza irresistibile che aveva portato alla morte di 9 giovani sani e forti? Negli anni successivi il mistero del passo Dyatlov è diventato un terreno fertile per le teorie del complotto. Una delle più popolari riguarda i test militari segreti. Si dice che quella zona fosse utilizzata per test di armi segrete o di missili. Forse gli escursionisti furono vittime involontarie di un esperimento militare andato storto e le autorità cercarono di coprire l'accaduto. Le ferite interne, senza traumi esterni, potrebbero essere state causate da un'onda d'urto o da un'esplosione. Un'altra teoria popolare sostiene che il gruppo sia stato attaccato da una forza paranormale. Alcuni sostengono che abbiano incontrato yeti o creature sconosciute che vivono nelle montagne. Anche se questa teoria sembra più una leggenda che una spiegazione reale, c'è chi crede che ci siano prove di attività soprannaturali nei Monti Urali. Un'altra possibilità è legata ai fenomeni naturali. Alcuni ricercatori suggeriscono che gli escursionisti siano stati vittime di un evento meteorologico raro chiamato infrasuoni di Karman. Questo fenomeno, causato dal vento che passa attraverso le montagne, potrebbe aver generato onde sonore a bassa frequenza, in grado di indurre panico e disorientamento nel gruppo, spingendoli a fuggire dalla tenda in preda al terrore. Ma nonostante le innumerevoli teorie, molte domande rimangono senza risposta. Perché la tenda fu tagliata dall'interno? Perché alcuni escursionisti furono trovati quasi nudi sulla neve? Che cosa causò le gravi ferite interne a 3 di loro, senza segni esterni del trauma? E soprattutto, perché nessuno ha mai trovato una spiegazione definitiva? La mancanza di risposte concrete ha fatto del passo Dyatlov uno dei misteri più affascinanti ed inquietanti del XX secolo. Anche oggi, ricercatori appassionati di enigmi continuano a cercare la verità, sperando che un giorno nuovi indizi possano finalmente risolvere questo intricato caso. Ci sono storie che rimangono sospese tra il mito e la realtà. Il mistero del passo Dyatlov è una di queste. Qualunque sia la verità, essa è rimasta nascosta nelle fredde montagne degli Urali per più di 60 anni e forse resterà celata per sempre. Ma in un mondo in cui cerchiamo sempre risposte, il passo Dyatlov ci ricorda che non tutte le domande possono trovare una spiegazione razionale. Grazie per aver ascoltato Murder Ballads. Io sono Chris Mariotti e la musica che sentite nel podcast è quella della mia band Edgar Allan Poets. Il titolo della canzone della sigla è The Shadow.
Seguiteci sui social @EdgarAllanPoets e venite a trovarci sul nostro sito edgarallanpoets.com. Non perdete il prossimo episodio dove vi racconteremo un'altra storia cupa, una nota dissonante che vi ammaglierà come il canto delle sirene. Fino ad allora state al sicuro ed attenti a cosa credete. E mi raccomando, siate sempre noir.